Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto della Bottega Verde ed è il gel borse occhiaie. Dice di avere con complesso attivo a base di soia, riso e lievito. Allora, la confezione è un 15 ml classico. Ho segnato i prezzi perché prezzo di listino 17,99 euro. Può essere in promozione anche a 8,99, ma io l'ho trovata con una cartolina di quelle periodiche che arrivano a casa per i prodotti a basso prezzo e quindi l'ho pagata 4,99. Allora, la confezione è questa. Dentro, vediamo, si presenta così, eccolo qui. E la confezione classica con il beccuccio applicatore. E se non so si vede un po' il controluce, ma l'ho completamente finito, quindi vi faccio vedere un breve swatch. Allora, cosa dire di questo prodotto? Dice di essere un gel per borse occhiaie e davvero funziona. Allora, tutti questi estratti complessi, attivi, eccetera, eccetera, sinceramente non li ho notati. Comunque sia, trovo che sia un prodotto idratante, quindi non è anti-age e per le rughette, per i segni d'età, no, è solo idratante. Ma io l'ho trovato valido soprattutto nel periodo estivo perché non voglio applicare troppo prodotto sul viso. Ma voglio qualcosa che assorbe velocemente. Questo è leggero, fresco, va lo si picchietta, assorbe immediatamente, è perfetto anche come base per il trucco ed effettivamente facendo questa azione idratante e leggermente decongestionante, trucchetto, tenetelo in frigo che è ancora più fresco, un pochino funziona. Certo, è una cosa momentanea, però un pochino. Essendo un gel, quindi essendo abbastanza fresco e leggero, si picchietta ed effettivamente, soprattutto alla mattina, lo noto, decongestiona abbastanza. Certo, non è un prodotto che fa miracoli, ma comunque sia, l'ho trovato valido, soprattutto al prezzo che dicono loro di 4,99. A proposito, ve lo faccio vedere bene che è questo qui. Ok, al prezzo di 4,99 che dicono loro, effettivamente non è affatto male perché fa il suo lavoro, oltretutto non mi va ad irritare la zona intorno agli occhi, non me la fa lacrimare, quindi anche questa è una cosa positiva. Se non ricordo male, infatti non ha nemmeno profumo, quindi altra cosa super positiva per un prodotto che va nel contorno occhi. E io dico che per il periodo estivo, soprattutto se non vogliamo troppi prodotti sul viso, perché già sudiamo di nostro, quindi non andiamo a applicare troppe cose. Se non abbiamo particolari esigenze, quindi se vogliamo solo un prodotto idratante che vada comunque a mantenere elastica la pelle, senza però andare a effetto antietà, effetto rassodante, rimpolpante, eccetera, eccetera, che ci penseremo poi nella stagione fredda, è un valido prodotto. Come vi ho detto, mettetelo in frigo che è ancora più fresco essendo un gel e soprattutto la mattina va a decongestionare. O se no, nel periodo delle allergie di primavera. Quando abbiamo anche quell'allergia agli occhi gonfi, applicato appena appena un pochino, se messo in frigo va a dare un effetto sollievo, effettivamente l'ho provato. Allora, fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!